Nonna ha 90 anni. È nata nel 1933. Ha vissuto la sua infanzia durante il fascismo e il secondo conflitto mondiale. Mi ha parlato molto di come ha vissuto quegli anni, di quello che è successo alla sua famiglia e quello che ha provato. Se non altro, lei mi ha lasciato aneddoti, piccoli episodi che le sono rimasti impressi nel corso di tutti questi anni. Il mio bisnonno, ovvero il padre di mia nonna, essendo socialista e quindi contro il fascismo, si rifiutava di partecipare alle manifestazioni del sabato fascista, che avvenivano nell'attuale piazza Garibaldi, preferendo restare nella sua bottega di falegnameria a lavorare. Un giorno un suo amico carabiniere gli comunicò che se non si fosse presentato alla manifestazione del sabato successivo, sarebbe stato arrestato. Sapendo che se fosse stato incarcerato avrebbe lasciato da soli sua moglie e i suoi 5 figli ancora piccoli, il mio bisnonno si rassegnò a scendere in piazza con un semplice colletto nero che spuntava dalla giacca. Un'altra particolarità del ventennio fascista è stata la raccolta dell'oro per la patria, in cui soldati e ufficiali dell'esercito italiano andavano per le case e ritiravano i gioielli posseduti dai cittadini, incluse le fedi nuziali. La mia bisnonna Letizia, essendo profondamente credente nella religione cattolica e nell'istituzione del matrimonio, oltre che molto devota al marito, si rifiutò di cedere la sua fede, affermando: se Mussolini vuole la mia fede, deve venire qua e tagliarmi il dito. Facciamo un salto e arriviamo a quando la guerra è ormai finita. Mia nonna conobbe mio nonno e sappiate che anche lui ha una storia da raccontare. Era un soldato dell'esercito italiano, ma purtroppo venne catturato e deportato in un lager austriaco. Lì, per colpa delle pessime condizioni di vita, si ammalò di polmonite. Non riusciva a muoversi e passava giorno e notte disteso per terra. La moglie di un ufficiale austriaco, nel vedere un ragazzo di appena 25 anni ad un passo dalla morte, ne ebbe pietà. Chiamò un altro ufficiale e lo allarmò sulle condizioni di mio nonno. Durante la notte quello stesso ufficiale lo fece portare in uno scantinato, dove venne curato con una serie di iniezioni, probabilmente le stesse usate dall'esercito tedesco per non far ammalare i propri soldati. Dato che il campo si trovava vicino ad un villaggio, mio nonno raccontò che molti prigionieri trovarono sostegno e conforto anche grazie al coraggio delle donne che vivevano nel paese vicino. Infatti queste donne durante la notte si avvicinavano al campo e tiravano pane al di là delle mura di confinamento, in modo che i prigionieri potessero mangiare. Mi puoi narrare un episodio di tua conoscenza riguardo una guerra mondiale? Beh, certo, ti posso raccontare le vicissitudini capitate a mio padre nella seconda guerra mondiale. Mio padre viene chiamato alle armi a giugno del 1940. Aveva una moglie e 2 figli, uno di 6 e uno di 3 anni. Viene portato a Napoli e da lì imbarcato su una nave per la Libia, precisamente a Tobruk. Da lì viene spostato in Egitto, dove viene ferito in combattimento ad una spalla, forse da una scheggia, e rimase disteso sulla sabbia per 3 giorni, prima di essere raccolto e portato in un ospedale da campo. Sempre in Egitto? Sì, dopo le prime cure viene ricoverato in ospedale al Cairo e dopo 3 mesi portato prigioniero in Inghilterra. Dopo 3 anni e mezzo di prigionia, finalmente è stato rimpatriato. Da notare che mia madre non ha avuto sue notizie per 3 lunghissimi anni, neanche per mezzo della Croce Rossa Internazionale. Era perfettamente guarito? Apparentemente sì, fino a quando nel 1963, a seguito di un'emorragia allo stomaco, si è scoperto che non era stato ferito da una scheggia, ma aveva in corpo una pallottola che dalla spalla sinistra, col passare del tempo, era giunta al fianco destro. Da notare che era una pallottola d'acciaio che veniva sparata dall'esercito inglese. Boh, ma sei proprio sicuro di non avere nessun'altra storia da raccontarmi? Sì, ti posso raccontare la storia relativa a mio nonno che è morto nella prima guerra mondiale.
Mio nonno è morto nel 1918 in Germania e di lui non abbiamo mai saputo più notizie fino a circa 10 anni fa, quando mio figlio ha cominciato a guardare sul Ministero della Difesa italiano, gli è venuto fuori un comunicato che mio nonno era morto nel 1918 ed era sepolto nel cimitero italiano a circa 30 km da Berlino, al cimitero italiano di Standorf. Noi abbiamo preso contatto con i responsabili e a ottobre del 2023 io, mio figlio e mia moglie siamo andati a visitare mio nonno, di cui non si sapeva più notizie, e l'ho rintracciato al cimitero di Standorf, alla fila 1, al cippo 2, dove c'è scritto nome e cognome e la data di arruolamento e di morte. Esperienza bruttissima, perché il freddo ci ha perseguitato, però io ho riempito il vuoto che mia madre aveva, non avendo più saputo notizie di suo padre, e quindi è morta con questo dubbio. Enrico Crialesi, il mio bisnonno, era adibito a guidare i camion durante la guerra, dato che aveva fatto il militare a Firenze presso il reparto autocentro. In Africa guidava i camion dei rifornimenti dell'acqua da Tobruk ai campi di battaglia. Durante il viaggio non poteva mangiare, ma beveva acqua e fumava sigari. Alcuni anni dopo, nel 1941, fu fatto prigioniero dagli inglesi nella località di Sidi El Baray e dopo un periodo di prigionia fu trasportato per nave in un'isola della Turchia. Dopo uno scambio di prigionieri tra inglesi e tedeschi tornò in Italia. La prigionia in Africa fu davvero dura, a tal punto che dovette ridursi a mangiare i rifiuti dei militari britannici. Ricevette un calcio nel sedere da un inglese alto quasi 2 metri e da allora li detesta. Dopo la liberazione e il ritorno in Italia si dovette nascondere per un periodo dai tedeschi che ritiravano verso il nord e volevano deportarlo in Germania per farlo lavorare nelle miniere. I tedeschi riuscirono comunque a prendere suo fratello Gino, ventenne, e lo portarono in Germania, dove lavorò nelle miniere fino al 45, quando poté tornare a casa. La guerra cambia ogni cosa, lasciando solo sangue e lacrime.